Benvenuti ancora da parte di tutto lo staff dell'Osservatorio Balcani Caucaso al workshop sulla rotta balcanica. Io mi presento, sono Francesco Martino, redattore dell'Osservatorio e corrispondente dai Balcani. Io vivo a Sofia da ormai 10 anni e ho avuto modo quindi di seguire anche in prima persona gli avvenimenti di cui parleremo oggi e che appunto mettono insieme un tema che riguarda tutta l'Unione Europea, cioè quello delle migrazioni, dei rifugiati che bussano alle porte d'Europa, ma anche la dimensione più territoriale che riguarda appunto i paesi che noi seguiamo ormai da 15 anni e che ha riportato il sud-est Europa, i Balcani, al centro dell'attenzione sia mediatica che di riflessione collettiva. Io sono qui in duplice veste oggi, da una parte vi porto sinteticamente le riflessioni che insieme al gruppo di lavoro di Osservatorio abbiamo fatto a partire proprio dal nostro lavoro quotidiano di appunto, comunicazione giornalistica rispetto a quanto sta accadendo e anche come moderatore degli interventi che seguiranno. Avremo purtroppo una risorsa di tempo limitata, quindi sarò purtroppo severo rispetto al limitare a 10 minuti l'intervento di tutti i discussant, sarò severo anche nei miei confronti, quindi sarò conciso rispetto appunto a portare all'attenzione di tutti questi temi di riflessione che intendo sottolineare vogliono essere lo spunto da cui aprire la discussione che verrà e non hanno naturalmente la pretesa di avere un carattere conclusivo rispetto a un tema così importante e così complesso. Difficile non partire dall'attualità più stretta, il 2015 rischia di rimanere agli annali in qualche modo come l'anno della recrudescenza del fenomeno terrorista in Europa. Dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio sul sud-est Europa e sul Caucaso, il 2015 però è stato soprattutto l'anno del flusso di profughi, rifugiati, richiedenti asilo che hanno utilizzato la cosiddetta rotta balcanica per cercare di raggiungere i paesi dell'Europa centrale, in cui vedono il proprio futuro, un futuro, una ricostruzione di un percorso di vita, ma anche l'anno della costruzione dei muri. Due fenomeni che in qualche modo hanno corso parallelamente nello svolgersi di questo anno. Un fenomeno non sempre riportato con la dovuta attenzione dai media internazionali ed italiani, che in qualche modo ha messo alla luce tutte le difficoltà dell'Unione Europea nel suo complesso e degli stati che sono stati interessati da questo fenomeno nel modo più importante nel trovare una risposta a quanto stava accadendo. Per noi è importante sottolineare quanto quello che è accaduto e che continua a accadere nei mesi passati riporta come un elemento di grande centralità il ruolo del sud-est Europa, dei Balcani in generale, all'interno del disegno europeo. I Balcani sono stati marginalizzati negli anni scorsi, sia politicamente che in qualche modo anche dal flusso informativo e mediatico. Ci si ricorda oggi che i Balcani non sono un'appendice del discorso e dell'identità europea, identità politica innanzitutto, ma ne fanno parte integrante, che quindi in qualche modo non si può prescindere dall'inclusione di questi paesi nel cercare delle risposte comuni. I Balcani non rappresentano soltanto un problema da risolvere, ma rappresentano soprattutto un partner all'interno della famiglia europea con cui cercare insieme delle risposte.
In questo caso una risposta va cercata rispetto a un fenomeno di dimensioni epocali, come il fenomeno migratorio che ha interessato e che sta interessando l'Europa in questi ultimi mesi soprattutto. C'è da dire che la rotta balcanica non è un fenomeno nato ieri. Noi abbiamo provato a raccontarla già negli anni scorsi, quando se ne parlava molto meno, quando decine, centinaia di persone hanno perso la vita, ad esempio nel tentativo di attraversare il fiume Evros che separa la Grecia dalla Turchia. Naturalmente, dal punto di vista delle dimensioni del fenomeno, il 2015 ha rappresentato un salto di qualità, per così dire. I motivi sono tanti, i più noti sono l'incancrenirsi della guerra civile in Siria, ma anche il perdurare di situazioni di grave instabilità sia in Iraq ad esempio che in Afghanistan. Questo flusso ha in qualche modo messo ha reso evidenti tutta una serie di problematiche sia all'interno di ogni Stato lungo la rotta balcanica che nel rapporto tra i paesi balcanici e la costruzione europea nel suo complesso. Sono state riportate alla luce tutta una serie di faglie di tensione all'interno dell'area balcanica, alcuni momenti particolarmente difficili come la chiusura delle frontiere tra Croazia e Serbia, ad esempio, la costruzione del muro lungo il confine ungherese-serbo, che hanno portato alla luce la necessità di un coordinamento, di una risposta comune che fino a oggi fondamentalmente non è arrivata o almeno non è arrivata in modo sufficiente. Sicuramente da questo punto di vista i paesi balcanici sono interessati da un fenomeno di profonda insicurezza, sono paesi che non si ritengono all'altezza di poter gestire da soli un fenomeno di queste dimensioni, anche perché la destinazione del viaggio della stragrande maggioranza delle persone che attraversano i Balcani non sono i Balcani stessi, ma i paesi più ricchi dell'Europa centrale e settentrionale, Germania in testa. E quindi in qualche modo i paesi balcanici hanno cercato attivamente una risposta, e c'è un forte bisogno di leadership in qualche modo, che in questi mesi è stato diretto soprattutto appunto alla Germania, quale principale attore e paese ricevente del flusso di rifugiati e profughi. Questa risposta è stata, direi, sicuramente parziale, perché appunto è arrivata in modo tardivo ed è arrivata in modo probabilmente non abbastanza strutturato. Questo ha portato i paesi balcanici a una politica molto ondivaga rispetto al flusso migratorio. Ci sono stati momenti in cui si è tentato di spostarlo, di scaricarlo su paesi vicini, brevi tentativi di fermarlo che naturalmente non sono riusciti, e la tentazione forte l'approccio di far passare la massa di persone più velocemente possibile per non dover gestire un problema che in qualche modo, ripeto, viene considerato al di là delle possibilità dei paesi dell'area. Ci sono dei segnali sicuramente positivi che vengono da un risveglio, comunque una presenza forte, magari non numericamente ma sicuramente dal punto di vista simbolico, della società civile, sia dei paesi interessati che dei paesi europei in generale, che hanno appunto testimoniato col loro lavoro, con l'impegno, la volontà di essere presenti, di portare aiuto alle migliaia di persone che tentavano e tentano di utilizzare i Balcani per raggiungere appunto l'Europa centrale e settentrionale. Al tempo stesso rimane un grossissimo punto interrogativo relativo proprio al rapporto tra Balcani e Unione Europea nel complesso, perché il momento di crisi non è passato. In questo momento tutti gli occhi sono puntati ancora una volta sull'Europa, sulla Germania in particolare.
perché la possibilità che a un certo punto il governo tedesco, comunque i governi dei paesi dell'Europa centrale, possano chiudere le frontiere avrà sicuramente un effetto domino immediato che rischia di mettere in gravissima crisi sia i paesi balcanici attraversati dal flusso, ma soprattutto le persone che si trovano in questo momento ad attraversare i Balcani. Credo che sia da questo punto di vista particolarmente significativa l'ultima notizia, se vogliamo, l'ultimo sviluppo che ha visto praticamente tutti i paesi della rotta balcanica chiudere contemporaneamente le proprie porte ai profughi e richiedenti asilo che non provengono da Siria, Afghanistan e Iraq. Uno dopo l'altro hanno chiuso le frontiere proprio per il timore di dover gestire masse di persone che non vogliono, non possono, non si sentono in grado di poter gestire. Questo ha reso evidente quanto tutti i paesi siano in qualche modo collegati a catena uno dietro l'altro. Per concludere, diciamo, il punto di vista, l'invito dell'osservatorio nel percorso della nostra riflessione è quello a ribadire la centralità di una risposta comune e non isolata alla questione delle migrazioni. Molte delle possibili risposte in realtà sono in qualche modo già visibili, il senatore Palermo le accennava nel suo intervento e quindi io non li ripeterò. L'obiettivo fondamentale è quello di cercare un modo condiviso di superare il sistema di Dublino che si è rivelato al tempo stesso non sostenibile, non applicabile, quindi c'è un bisogno di risposte diverse. In questo processo è fondamentale l'apporto e il supporto della società civile europea nel suo complesso. Non possiamo più agire in modo compartimentato con società civili dei vari paesi che non comunicano tra di loro. Anche questo è una componente fondamentale del processo di integrazione dell'Europa, come appunto mi permetto di citare il senatore Palermo, e noi siamo convinti che questa sia la strada da percorrere, una strada difficile, lunga, ma siamo convinti che dalle risposte che saremo in grado di dare a questa problematica dipende in gran parte il futuro dell'Unione Europea come progetto politico, ma anche come progetto ideale. Io chiudo qui perché credo che sia importante e interessante sentire quello che il contributo che ci daranno i discussant che abbiamo chiamato a contribuire alla nostra discussione, quindi anche perché appunto non abbiamo troppo tempo a disposizione procedo direttamente a chiamare qui il primo discussant, che è il professor Marco Brunazzo, e appunto speriamo di riuscire a mettere insieme tutte le varie i punti di vista, i contributi, per poterli poi riportare nella seduta comune, nella seconda fase della seduta comune che appunto ci aspetta alla fine dei workshop. Quindi ecco, lascio la parola al professor Brunazzo. Allora, buonasera intanto. Dunque, non sono un esperto di migrazioni né tantomeno di Balcani, quindi la mia diciamo, discussione del paper riguarda alcune sollecitazioni, proprio alcune impressioni che mi sono venute da questo paper. E la prima, leggendo questo lavoro, mi è venuto in mente un certo parallelismo tra la crisi dei migranti e in particolare riguardante in particolare la questione dei paesi balcanici, ma non solo, e la crisi economica dell'Unione Europea. E quindi ho cercato di capire, insomma, davvero se quello che è successo nella crisi economica può aiutarci anche a capire quello che è la crisi che l'Unione Europea sta affrontando rispetto ai migranti. Queste sono le due grandi crisi che l'Unione Europea ha affrontato. E come dice il paper, come è stato detto anche nella presentazione, il modo in cui l'Unione Europea sarà in grado di rispondere a questa sfida ne determinerà in larga parte il futuro
in quanto progetto politico, cioè quindi il futuro di questo progetto politico dipenderà proprio dalle risposte che l'Unione Europea riuscirà a dare. Questo è anche quello che è stato detto nel caso della crisi economica, esattamente lo stesso discorso, ed è lo stesso discorso che oramai sentiamo dai tempi di Jean Monnet, che continuava a ripetere che l'Unione Europea non sarebbe stata altro che il modo, la soluzione, le diverse soluzioni adottate per rispondere alle inevitabili crisi che il progetto di integrazione europea avrebbe trovato. Allora, i punti di contatto tra la crisi economica e la crisi dei migranti mi sembrano fondamentalmente cinque. Allora, il primo è il fatto che queste due crisi riguardano due dei progetti essenziali dell'Unione Europea. Da una parte l'Unione Economica e Monetaria e dall'altra parte la gestione dei rapporti con i paesi terzi e, cosa molto importante, le ripercussioni che questo ha sulla libera circolazione delle persone. Il secondo punto di contatto, del secondo parallelismo, riguarda il fatto che in entrambi i casi le crisi vanno più veloci delle risposte europee. I mercati, così come i migranti, sono più veloci dell'Unione Europea, che appare impreparata nel gestire delle crisi che erano tutto sommato in larga parte prevedibili. Terzo, le crisi hanno diviso i paesi europei tra di loro. Nel caso della crisi economica abbiamo paesi che sono favorevoli all'austerità e paesi che sono favorevoli invece all'utilizzo di investimenti pubblici in modo più significativo, grosso modo una frattura tra nord e sud Europa, ma non necessariamente. Nel caso della crisi dei migranti ci sono paesi che considerano le migrazioni come un problema che va risolto a livello europeo e altri paesi che invece ritengono che questo problema vada affrontato singolarmente. E questa è una frattura che riguarda, diciamo, la gestione della sovranità dei vari paesi. Da una parte ci sono coloro che accettano una limitazione della sovranità e altri invece che la vogliono proteggere. Quarto motivo di parallelismo è il fatto che i paesi all'interno, le forze politiche interne ai paesi sono divise sulle soluzioni da dare alle crisi. Lo si vede nel caso della crisi economica, paesi, partiti che sono favorevoli al rispetto delle regole europee da una parte e partiti in genere populisti che sono favorevoli all'uscita dall'euro, e nel caso delle migrazioni paesi che sono partiti o soggetti che sono favorevoli o aperti sulle questioni dell'accoglienza e partiti e governi e soggetti che sono favorevoli invece alla costruzione di muri più o meno reali, come ci diceva Francesco Palermo. Ma c'è un altro quinto tema, e mi rifaccio di nuovo alla lezione fatta da Francesco Palermo, che mostra come le due crisi tutto sommato non siano molto diverse, ed è il fatto che le soluzioni che ha adottato l'Unione Europea, almeno inizialmente, hanno una natura fortemente emergenziale. E sono scarsamente, diciamo, utili nella gestione di future situazioni di crisi. Ecco, quindi, insomma, mi pare che questa crisi delle migrazioni, appunto, aggravi in un qualche modo la percezione di crisi che era già presente nell'Unione Europea, proprio perché noi abbiamo questi due, perché è possibile proprio ritrovare delle dinamiche che sono tutto sommato piuttosto simili. C'è un ulteriore elemento di somiglianza, secondo me, tra queste crisi, che in entrambe le crisi, nel momento in cui i paesi avrebbero più bisogno d'Europa, i paesi invece si dividono. E questo è scritto abbastanza chiaramente nel position paper, laddove si precisano quali sono gli strumenti che eventualmente potrebbero essere utilizzati a livello europeo per risolvere la crisi dei migranti. D'altro canto, questo non ci deve sorprendere, non è la prima volta che succede, e questo ci costringe a pensare che se da una parte più Europa sarebbe auspicabile, dall'altra parte questa via può essere politicamente non percorribile.
Perché più Europa sarebbe più auspicabile? Intanto, prima di tutto, perché per risolvere entrambe le crisi i problemi, i paesi non hanno risorse, anche economiche, adeguate. La dimensione dei problemi è troppo ampia perché un singolo paese possa risolvere questo tipo di problematiche. Secondo, perché i trattati europei e anche 60 anni di integrazione hanno ridotto la capacità di reazione autonoma dei paesi. L'euro ha privato i paesi dell'uso della leva della svalutazione e Schengen, se vogliamo, ha privato i partecipanti di larga parte dei controlli sulla libera circolazione delle persone. Allora, se queste due crisi proseguono in un modo più o meno parallelo o hanno elementi di somiglianza, forse anche vedere quello che è successo nel caso della crisi economica può dirci qualche cosa sulle possibilità su come la crisi dei migranti potrebbe essere risolta. E forse qui non sono del tutto d'accordo con un accento, diciamo, un pochino ottimistico del paper, perché secondo me quello che è successo nel caso della crisi economica è meno Europa per tutti, si potrebbe dire, però più Europa per qualcuno solamente. Cioè, in altre parole, quello che è successo nella crisi economica, ma e che potrebbe succedere anche nel caso della crisi che è oggetto della discussione, è che si creino più strette collaborazioni tra paesi che per diversi motivi vogliono collaborare e queste collaborazioni porteranno all'esclusione di fatto di paesi che per diversi motivi non vogliono collaborare. La cosa preoccupante è il fatto che, come nel caso della crisi economica, nel caso della crisi dei migranti, della politica migratoria, questi paesi rischiano di coincidere tra di loro. Quindi noi abbiamo questo gruppo di paesi che in un qualche modo sta prendendo, questi due gruppi di paesi che stanno prendendo in un qualche modo strade divergenti. Mi rendo conto che ci sarebbero molte cose da specificare in questo ragionamento, però nel tempo che mi ha dato mi fermo qua. Grazie. Perfetto, grazie anche per la puntualità. Quindi un invito a riflettere sul parallelismo tra crisi economica e crisi di migrazioni e questo nascere, se vogliamo, di un'Europa ad assetto variabile che però vede sorgere due blocchi che iniziano a essere visibili e a coincidere, a avere degli interessi divergenti. Io invito il secondo discussant, Paolo Boccagni, ricercatore all'Università di Trento. Prego. Grazie, buon pomeriggio a voi. Io volevo condividere alcuni spunti, alcune chiavi di lettura che mi venivano fuori dal paper, prese dalla mia posizione di ricercatore di migrazioni, come altri colleghi a Trento, quindi senza una specifica esperienza sui Balcani in particolare. Secondo me lo studio di questo caso ha come primo punto di partenza per chi vive e sta qui il beneficio, se vogliamo, di deprovincializzare un pochino il dibattito italiano su immigrazione, su sindrome da invasione, su essere l'unica testa di ponte per l'Europa e così via, riportandoci al dato di realtà di fenomeni di mobilità umana molto più diffusi rispetto ai quali l'Italia in quanto tale è, da una parte per le migrazioni forzate, più un punto di transito che di approdo, e anche dentro questi flussi non è necessariamente l'unica direttrice, ma è una delle varie a seconda della composizione dei flussi, delle pressioni dei paesi di provenienza e così via. Poi, al di là di questo dato di partenza, la lettura del paper a me faceva in mente 4-5 dati interessanti. Il primo è che ha
ripercorrere come questo corridoio migratorio nell'est Europa si è strutturato nel corso di quest'anno, per cui interazioni tra confini diversi, negoziazioni reciproche, muri, aperture, chiusure e così via, veniva fuori chiarissimo una cosa che possiamo cogliere facilmente anche da noi come dappertutto, cioè l'effetto specchio delle migrazioni. Cioè il come il guardare un fenomeno che in apparenza è altro, non c'entra con noi, una cosa che viene da fuori ci dice in realtà molto di più, cioè mette alla luce, fa salire a galla tensioni, questioni, limite delle politiche, degli assetti organizzativi, anche delle culture politiche, se vogliamo, che erano già lì. Questo è evidentissimo nel come si sono gestiti i flussi migratori nelle politiche di integrazione nel nostro paese da decine d'anni a questa parte, ma è un dato che salta abbastanza gli occhi in questa parte. Per cui in qualche modo ragionare su un fenomeno esterno e apparentemente in transito è anche qualcosa che ci aiuta a capire meglio come si articolano i rapporti tra paesi vicini, come le tensioni antiche tra gli uni e gli altri possono facilmente riemergere in funzione di shock esterni e così via. Quindi come minimo il guardare fuori è anche un modo per guardare meglio dentro, al di là della superficie, insomma. Accanto a questo, secondo me, è molto importante in questo tuo pezzo, nel discorso che veniva fuori prima, valorizzare il ruolo in positivo della società civile, non solo sul piano dell'assistenza più o meno emergenziale, dell'advocacy, sui profili più deboli di migranti e così via, ma anche sul piano della facilitazione della comunicazione di una sfera pubblica dal basso che cresca in parallelo a quella più istituzionalizzata degli stati. Da questo punto di vista io credo che la difficoltà, l'aspetto potenzialmente più affascinante stia nell'andare al di là della emergenza, nel vedere su come su popolazioni fragili come i migranti e i richiedenti asilo, che a loro volta sollecitano forme di aiuto, di protezione dal basso, che tendono a essere altalenanti, a alti e bassi, come da questo si possa nel tempo partire verso forme di strutturazione di scambio più basse, cioè di vere e proprie reti più ampie, più durature all'interno della società civile tra i diversi paesi dell'Europa centro-est europea. Per cui credo che si sia visto una serie di progressi incoraggianti nell'ultimo anno su quello che la società civile può fare in modo più spontanistico, sulla pressione dell'emergenza, del fare qualcosa subito, dell'attivarsi per accompagnare la gente, per denunciare abusi della polizia, per stare sui confini, su una serie di cose, quanto di questo portato più spontanistico si possa strutturare sul piano delle reti trasversali alla società civile europea, credo sia la vera posta in gioco, al di là anche degli alti e bassi dei flussi migratori in quanto tali. Accosterei a questo una considerazione sul dato di transito, cioè sulla transitorietà, sul passaggio, sulla natura di corridoio di passaggio della migrazione per richiesta asilo o protezione umanitaria attraverso Europa Est e Centro. La transitorietà c'è certamente sui grandi numeri, ma non tutto è sempre così transitorio come si pensa, con le migrazioni in particolare. C'è comunque una certa quota di persone che per i motivi più vari, per le costrizioni più varie, non arrivano là dove spererebbero, ma si fermano molti confini, molti posti di blocco prima, per cui io credo che anche a fronte dell'oggettivo dato della fatica, della difficoltà anche strutturale, infrastrutturale di questi paesi di reggere flussi grandi,
un ragionamento più lungo periodo su come una parte di queste migrazioni finirà per forza di cose per stabilizzarsi anche lì sia una cosa che vale la pena fare. Cioè non ci si può illudere di rimanere eterno solo un luogo di transito anche per profili migratori di questo tipo. Un quarto punto, e mi avvicino quasi alla fine, ha a che fare con un'idea importante, con un limite del dibattito pubblico sui richiedenti asilo in senso più ampio, un limite che non c'è in questo paper ma c'è comunque intorno a noi, quindi vale la pena starci un attimo su, cioè quella cosa che chiamerei vittimizzazione dei profughi, dei migranti, dei richiedenti asilo. Qui ci muoviamo su un terreno molto delicato, faticoso e esposto a manipolazioni politiche di ogni tipo. Perché se è vero che qui parliamo fondamentalmente di migrazioni, di forme di mobilità umana, soprattutto per spinta, per espulsione, questo è chiarissimo nel caso della Siria, lo è abbastanza chiaro in una serie di altri casi, dobbiamo comunque tenere in mente che parliamo di processi molto autoselettivi, processi in cui la volontà, le progettualità, le visioni di futuro individuali pesano molto e che vanno al di là del semplice andare fuori dalla guerra, dalla instabilità politica cronica, dai conflitti locali e così via. Abbiamo una presenza visibilissima, centrale di rifugiati, di richiedenti asilo che di fatto diventano rifugiati dalla Siria. Per fare il dato e per fare l'esempio più noto, non è così chiaro nel dibattito pubblico europeo che quelle che qui ci sembrano masse di diseredati dalla Siria non sono né più né meno del 4% del totale dei displaced, della popolazione sfollata all'interno della Siria stessa. La maggior parte di chi perde la casa, di chi deve andare via, rimane dentro i confini, in quel paese lì come in un sacco di altri, una quota importante insiste comunque, pesa, vediamola come vogliamo su Libano, Turchia e Giordania, solo una piccola parte, non so di essere necessariamente più avvantaggiati, ma comunque una porzione che si autoseleziona molto è quella di chi arriva effettivamente qui. In altre parole, anche quando parliamo, come è oggettivamente accaduto quest'anno per l'Europa centro-est, di movimenti migratori molto più ampi di quanto non sia stato negli anni passati, parliamo sempre di una punta dell'iceberg, in qualche modo parliamo di fenomeni per cui, per quanto riguarda le migrazioni più o meno forzate per richieste di protezione internazionale e così via, il grosso rimane in loco, rimane sui paesi confinari che per una serie di caratteristiche, di livelli di sviluppo, di tutto quello che vogliamo, si trovano a fronteggiare situazioni di crisi rispetto alle quali quelle pur importanti che ci possono essere qui sono in qualche modo una piccola cosa. In altre parole, è importante apprezzare le difficoltà, le sfide, le implicazioni di quello che si fa qui, ma è utile farlo anche con uno sguardo più ampio, come quello che stiamo cercando di mettere insieme oggi. Sì, quindi sintetizzando il fenomeno migratorio come specchio in cui riconoscere anche fenomeni che ci interessano molto da vicino, l'importanza comunque del nascere di una società civile che non si pone soltanto come risposta emergenziale ma anche come base per la nascita di una sfera pubblica europea, la riflessione sul fatto che i paesi di transito probabilmente non saranno soltanto di transito ma dovranno affrontare anche un processo di relazione e integrazione di una parte dei migranti, alla fine appunto questa immagine la punta dell'iceberg, quindi di un fenomeno molto più complesso che probabilmente viene anche semplificato nel processo di racconto mediatico. Invito adesso a parlare il professor Jovan Teokarević dell'Università di Belgrado, prego. L'organizzazione di questa tavola, perché
siamo tutti qui e non ci possono vedere. Devo parlare in inglese. Can I stay while I... Is it necessary for me to... Okay. I don't think so. I'm not satisfied with this, the organization of the table, and I'm a professor, so I always like to stand and have choreography. So I have one observation or a general conclusion that will lead me to three or four things that I think should be done by everybody in Europe. By the way, you Italians always have used the word Europe for the European Union. When you speak with us who are not in the European Union, please take it is important for you to understand that it is insulting actually to equate Europe with the European Union. So we make that difference always, and I think it should be made. Okay, my general observation is the following. During the past several months, several hundred migrants and refugees passed through the Balkans. I'm going to speak only about the so-called Western Balkan region. And what we saw is a very interesting, unexpected, and a new thing. We saw by the states there, Macedonia, Serbia, Croatia, etc., and by civil society, more solidarity, more ability to work together, and some of other key European values, actually, that the European Union has been teaching us for decades, than we have been able to see within the European Union itself. Now, it's too early, too premature to make final conclusions, because we are still only La Rotta Balcanica, and things should be somehow taken more seriously once all borders get closed, which may happen, I think, very soon, and when some of these poor people decide to stay in our countries in Western Balkans and not only to pass through them. But it is striking, and this is the first time I will ever that I'll say something nice about my prime minister. It is striking that a very authoritarian and extremely nationalist Serbian prime minister, in the past at least, he's now very pro-European, I trust him, let's leave it at that, he is behaving more European now. For example, last Saturday he wrote an article for a daily in Serbia that could be signed by every single European leader, the EU and European leader now, at the same time quoting the Quran, saying the most beautiful things about the Muslims. The man who 15 years ago, 20 years ago, said for one killed Serb, we should kill 100 Muslims. Now he's actually of a completely different opinion. On the same day, last Saturday, one day after the Paris events, you have the Czech president, I'm not going to say anything about Italian politicians, the Czech president celebrates the anniversary of the Velvet Revolution at an anti-Muslim rally. This is the defeat of all things, actually, all values, and it is really, at the same time, good, unexpected, but also, how to say, striking that the European values are being now inspired from the Balkans towards Europe. Now, three things that should be done, I think. Vucic, this is my prime minister, beloved, and others, including civil societies in the Balkans, should be somehow reminded always in the past, during these long years, if not decades, of the EU accession, and taken by their words to do the same things towards other people in their neighborhood, people they live in, ethnic communities they live in, the same things they do now to Muslim refugees, they should offer, they should behave in the same way to their neighbors. This is not, and now I'm criticizing my prime minister, this is not what happened at the beginning of October, and as Francesco said, two countries in the faces of their prime ministers actually fought for several days with words, luckily, not with weapons, and the borders were closed between Serbia and Croatia. This was done in the context, of course, as it is usually being done, of the coming elections.
first in Croatia and then they will be in Serbia, and they showed extremely high degree of nationalism. So there was no, and there is no still nationalism. There is not a single incident after 500,000 Muslims passed through this country, through my country, that is, I think, oriented very anti-Muslim, to speak honestly with you. There was a problem with Croats and a trade war. The border was closed for 2 days. We didn't close the border even when we were in war. You can think actually of this as a very important thing. So, by pushing the same European values in future with neighbors, this is, I think, in my opinion, the best way for stabilization, for ethnic reconciliation, but also for the Europeanization of the Balkans. There is, I think, at least for me, better hope now for the Balkans to be Europeanized. And for Europe also, and the European Union, to be whole and free, as was announced and hoped for many years now, decades ago. And for Europe to be whole and free, it's not only Serbia and, I don't know, Albania to be part of the European Union. Now with the refugee crisis, we all have to work, and Brussels and all capitals have to work with Turkey. So it's, yes, it is Turkey now that has to be part of Europe too. And that is something we cannot deny. The second thing is seen from a slightly different perspective. At the times when we are all speaking about the possibility, high possibility, a real, serious one, of actually putting an end to the European Union, in my opinion, and I think I share the opinion of all the Balkan people there where I live, is that we need not less but more Europe. And that has been discussed here and will be discussed here. And the new thing is actually that in addition to this level of integration, of course, we might have, we are having already the banking union, the fiscal union, but with the experience of two crises, the economic one, with Greece in the main role, that showed actually the lack of instruments and regule for treating the European crisis within the euro area. And now we see the deficiencies of the Schengen system. That is, I think, a very important proof and motivation to have more Europe, political Europe. The novelty is that now, this is the third thing that I want to say and the last one, democracy building and Europe building have become one and the same thing. And this is very, and this is where the third element or the third actor is coming in. This is civil society. We cannot cure Europe or democracy with some specific and different cures or instruments. Actually, instruments are more or less the same. These are the values, these are the practices of the civil society. So, what I've already mentioned, this is solidarity, this is self-organization, and as Francesco has just said, this is also participation and accountability. And I will finish this with one, again, optimistic thing in these times of pessimism. For me, the Balkans is in a new situation, in a very bad context, because some 20 years ago, or 15 years ago, we had a lot of problems, and we have now problems, of course, but these were specifically our problems that you in Italy or in Sweden didn't know about, didn't want to know about, didn't take care, etc., etc. The novelty, the new thing is we now share with you in Italy and Sweden, tra-la-la, we share most of our, not all, of course, most of our problems together. And for common problems, in order to be solved, of course, there should be common solutions. This we can do only together. Thank you very much. Per fortuna i Balcani continuano ancora a generare ottimismo, che mi pare che in Unione Europea invece merce rara.
Il prossimo discussant che invito al tavolo è Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale. Buonasera, buonasera a tutti. Sono contento di intervenire dopo il professor Jovan Teokarevic, che è stato molto ottimista, perché io non lo sono per niente, quindi diciamo almeno ci riequilibriamo un po'. Giustamente nel paper dell'Osservatorio Balcani si diceva che il modo in cui l'Europa saprà rispondere a questa nuova sfida definirà un po' quello che è il futuro dell'Unione Europea e del suo progetto politico. Ecco, diciamo che è un po' strano fare questo incontro dopo gli attentati di Parigi, che un po' probabilmente anche nella testa degli organizzatori, credo, non erano molto previsti. E quindi naturalmente inseriscono un nuovo elemento, almeno per me che faccio il giornalista di un settimanale e anche di, quindi, anche di un sito quotidiano. Ecco, oggi sembra più difficile essere, ancora più difficile essere ottimisti, e l'Unione Europea, come giustamente il professor Teokarevic ci ha ricordato di dire sempre Unione Europea e non dire Europa per parlare dell'Unione Europea, beh, l'Unione Europea è sembrata particolarmente inadeguata in questi giorni, a parte le dichiarazioni di principio, effettivamente tra la mancanza di coordinamento tra le polizie europee, la mancanza di un'idea comune di politica estera anche nel bene come nel male, quindi nei rapporti con i paesi vicini del Mediterraneo, anche nelle questioni belliche, la Francia che bombarda in Iraq e in Siria, la Gran Bretagna che bombarda solo l'Iraq, l'Italia che non bombarda da nessuna parte, insomma diciamo una idea di politica estera sempre ancora molto, molto nazionale. E poi la tendenza in molti paesi ad attribuire ai profughi, ai rifugiati e ai migranti la responsabilità del terrorismo, quindi arrivare oggi a parlare di migranti non può prescindere dal fatto che, come ha ricordato prima qualcuno all'introduzione precedente, una persona del pubblico, si è cercato di attribuire, di far ricadere sui migranti e sui profughi in molti paesi, negli Stati Uniti, ma anche in Europa, anche in Italia, diciamo, di fare un legame diretto tra i rifugiati e il terrorismo. Questo ci ricordava un editoriale del New York Times, non è solo moralmente inaccettabile, ma anche strategicamente controproducente rispetto al rapporto con i rifugiati che arrivano e al rapporto con l'Islam e la religione musulmana. A questo punto, arrivati a questo novembre 2015, carico di cose anche molto gravi, si ritorna con la mente all'estate. E penso al professor Brunazzo, che giustamente tracciava un parallelo tra la crisi dei migranti e l'incapacità e le soluzioni emergenziali con cui l'Europa cercava di risolverle, e la crisi economica, la crisi del debito e il dibattito sull'austerità. Oggi queste cose sembrano effettivamente molto lontane. Pensiamo a quest'estate caratterizzata dalla crisi greca, dagli infiniti consigli europei che non finivano mai, che si riaggiornavano continuamente, e l'Unione Europea ci appare ancora più lontana, un dibattito che dopo Parigi, ma anche dopo l'esplosione estiva della crisi dei migranti e le centinaia di migliaia, soprattutto di siriani che sono arrivati, sembra particolarmente lontano e strano, strambo, assurdo, un segno della mancanza di visione, direi, della mancanza di capacità programmatica dei leader politici europei rispetto alle crisi che pure si svolgono sotto i loro e sotto i nostri occhi. E dopodiché, giustamente nel paper, forse con un po' di ottimismo, o comunque con un po' di ottimismo forse sulle conclusioni, si dice che finalmente l'immigrazione è entrata nel dibattito pubblico europeo. È vero, l'immigrazione è entrata nel dibattito pubblico europeo, ma poi se andiamo a vedere che cosa succede e se ricorriamo a quello che Luigi Einaudi chiamava l'arida eloquenza delle cifre, e prendiamo un articolo pubblicato dal Guardian il 6 novembre, quindi poco tempo fa, di Alberto Nardelli, che è un italiano che si occupa di data journalism, il quotidiano britannico, e andiamo a scavare un po' di cifre. A settembre i paesi dell'Unione Europea avevano deciso di ricollocare 160.000 persone che necessitano chiaramente di protezione internazionale, quindi persone con lo stato, possibile stato di rifugiati, per la maggior parte siriani. Le persone effettivamente ricollocate al 6 novembre erano 116 nei vari paesi europei,
e si erano creati e messi a disposizione, ma non erano stati ancora coperti, 1418 posti in 14 Stati membri. Ora, questo diciamo un pochino ridimensiona anche le questioni quantitative. Quando noi diciamo che da settembre a novembre le persone ricollocate dall'Italia e dalla Grecia in altri paesi sono 116, siamo di fronte a una specie di fallimento, se si può chiamare così. Consideriamo che in tutto l'anno, in tutta l'Unione Europea, sono state depositate circa 770.000 domande d'asilo nei primi 9 mesi del 2015. Quindi mettiamo un po' a confronto 770.000 con 116. E non solo, di fronte a questa valanga di domande, non solo quindi gli Stati europei si sono mossi molto lentamente per ricollocare queste persone, ma sono stati anche molto lenti, a proposito, a fornire, a rispondere agli appelli, alle richieste di aiuto che venivano dai paesi dei Balcani, Serbia, Slovenia e Croazia, appunto la rotta balcanica utilizzata dai richiedenti asilo, che chiedevano anche solo semplicemente talvolta beni di prima necessità, come letti e coperte. Ecco, di fronte a questo qualcuno ha parlato anche tra le persone che hanno parlato prima di me, come il professor Brunazzo, forse non si riferiva direttamente a questo, ma di un'Europa divisa, di atteggiamenti diversi dei paesi europei in questa crisi. Effettivamente molti hanno notato e qualche volta si sono giustamente indignati di fronte all'atteggiamento di alcuni paesi dell'Europa orientale, in particolare la Polonia, la Slovacchia, l'Ungheria soprattutto, paesi che hanno reagito alla crisi dei migranti con forme di chiusura molto netta e con parole anche allarmanti dette da leader politici di prima importanza. È tutto assolutamente vero, è tutto assolutamente giusto, governi di destra, parole spesso xenofobe da condannare. Anche qui però farei un distinguo e qui alcuni scrittori come la scrittrice croata Slavenka Draculic vengono in nostro soccorso per cercare di capire perché questi paesi dell'est dell'Europa che confinano dell'est dell'Europa e dell'Unione Europea che confinano direttamente con i paesi dei Balcani quando non sono paesi balcanici a loro volta hanno avuto queste reazioni. Ecco, qui ci sarebbe anche da capire come gli europei innanzitutto e i paesi dell'Unione Europea devono innanzitutto capirsi anche tra di loro e capirsi anche tra loro per trovare un terreno comune, e che questo talvolta può essere difficile. Perché i paesi dell'Europa orientale hanno reagito talvolta in questo modo? Effettivamente sono democrazie più giovani delle nostre, dall'89 sono passati relativamente pochi anni, e questi paesi molto spesso, per scrollarsi di dosso l'eredità sovietica, hanno puntato molto su sovietica del patto di Varsavia, molto sull'identità, sulla riscoperta dell'identità, sulla riscoperta della nazionalità, sulla riscoperta della religione, e anche nelle dissidenze storiche di questi paesi durante il comunismo questi erano fattori, diciamo così, di resistenza, proprio perché invece la mentalità sovietica era fare finta che queste differenze non esistessero. E quindi in questo, diciamo, in questo effettivamente, senza giustificare in nessun modo gli eccessi, viene da dire che forse l'Europa, per capirsi e per trovare una linea comune, deve cominciare a dialogare anche e a capire le differenze tra i paesi dell'Europa occidentale e quelli dell'Europa orientale, e che in questa operazione ancora una volta inadeguate sembrano le classi dirigenti dei paesi dell'Europa occidentale, pronte tutte quante, i leader politici europei dell'Occidente, ad alzare il ditino contro i vari giustamente leader ungheresi, slovacchi e dei paesi dell'Europa dell'Est, ma poi effettivamente al momento di aprire le frontiere proprie e di accogliere i migranti, i numeri abbiamo visto quali sono, e l'unico paese che ha fatto veramente un atto di apertura molto grande nei confronti dei migranti è stata la Germania, oltre all'Italia e alla Grecia, che li hanno poi materialmente molto accolti. Quindi questo mi sembra
un tema interessante anche rispetto al fatto che la convergenza economica e politica in Europa sembra essere avvenuta da un punto di vista appunto dell'economia, dei sistemi politici, eccetera, eccetera, molto meno rispetto alla mentalità, al rapporto con l'altro che viene da fuori, sulla quale non c'è stato e non c'è un vero dibattito politico tra i paesi europei, che spesso hanno delle storie diverse che però nessuno si racconta più. I paesi dell'Unione Europea non si capiscono anche perché non tengono conto delle loro differenze e non riescono a trovare una sintesi. Di fronte a questo effettivamente viene da essere, come giustamente diceva prima il professor Teokarevic, più ottimisti rispetto ai paesi dei Balcani, che talvolta si sono comportati in questa crisi meglio dei paesi dell'Unione Europea. Il rischio però a questo punto è che in questa fase di crisi dell'Unione e dei rapporti tra i paesi dell'Unione, soprattutto, ripeto, dopo gli attentati di Parigi, la tentazione delle classi dirigenti dell'Europa occidentale sia di scaricare su questi paesi parte del fardello, e questo potrebbe generare nuovi problemi e nuovi conflitti proprio nei Balcani e proprio nei paesi che in teoria l'Europa dovrebbe aiutare a uscire fuori dalla loro transizione e ad avvicinarsi all'Unione. Quindi diciamo che tutto questo discorso, forse un po' troppo rapido e non so se chiaro, voleva mettere sottolineare, diciamo, quella che attualmente appunto la risposta sì sarebbe pro Europa. Effettivamente la risposta oggi sarebbe più Europa, perché questo dovrebbe essere la risposta a una crisi così grande come quella dei migranti. Però alle viste questa più Europa non si vede. Io vedo soprattutto nei paesi, ripeto, dell'Europa occidentale, che dovrebbero avere, in quanto democrazie più solide e più antiche, maggiori responsabilità anche nel cercare questa sintesi con gli altri paesi, vedo leader e classi dirigenti che lavorano sempre e solo per la successiva scadenza elettorale. Non c'è una visione, non c'è un progetto, non c'è un'idea di progetto comune, neanche di fronte a grandi tragedie come quella dei migranti da un lato e quella di Parigi dall'altro. Questo lo trovo molto preoccupante. Grazie. Quindi una crisi che mette alla luce una divisione, una frattura che il crollo del muro di Berlino probabilmente non è riuscito a sanare fino in fondo. Adesso il prossimo discussante è Massimo Moratti del Danish Refugee Council, prego. Sì, grazie Francesco. Sì, buon pomeriggio a tutti. Io mi trovo adesso a lavorare con il Danish Refugee Council. In realtà sono dai Balcani dalla fine del 97, la mia esperienza con il Danish Refugee Council è breve, di un mese a questa parte, però questo mi dà l'opportunità di mandare a voi alcune istantanee della crisi lungo la rotta balcanica. E poi appunto ci sono anche considerazioni che sono prettamente mie, per cui che farò anche in mezzo come la risposta internazionale sta appunto riflettendo la crisi balcanica. Allora, Francesco, tu poco fa hai detto che da poco non si sente parlare. In realtà, mentre noi siamo qui, è un flusso di persone inarrestabile. Stiamo parlando di 5-6 mila persone al giorno, ogni giorno, ad ogni ora del giorno. Quando voi andate a Prešov, dicevo la settimana scorsa, o i miei colleghi che lavorano là, a tutte le ore del giorno si vede un flusso di persone che ininterrottamente passa il confine nel mezzo dei campi tra Serbia e Macedonia e poi viene registrato dalla polizia, viene registrato dalle autorità serbe e poi si avvia verso la Croazia. Mi dico 5-6 mila persone al giorno, i giorni che non ci sono è perché qualcosa si intoppa lungo il cammino. C'è uno sciopero dei traghetti serbi, dei traghetti in Grecia, fa sì che il giorno dopo ci siano 10.000 persone e ci sia un ammasso di gente incredibile con rischi, pericoli per le persone. Finora, questo è un punto quello che diceva l'UNHCR, le cifre dell'ACNUR, 450.000 persone sono transitate attraverso la Serbia dall'inizio dell'anno, con appunto un incremento a partire dai mesi dell'estate. Da pochi giorni si sta facendo il cosiddetto screening, cioè si bloccano alla frontiera le persone provenienti dalle nazioni che non sono Siria, Afghanistan e Iraq. In realtà, io guardando i dati che lo stesso UNHCR aveva fornito ad agosto, ho visto che le persone provenienti da Siria, Afghanistan e Iraq sono circa il 90%
di tutto il flusso che passa. Per cui quel 10% che vengono bloccati sono una quantità tutto sommato marginale. E appunto misure del genere appunto per bloccare le persone hanno creato dei grossi problemi, perché abbiamo avuto tra giovedì e venerdì 400 persone bloccate nella terra di nessuno tra Macedonia e Serbia, e altre 200 persone che erano bloccate tra Croazia e Serbia, che non sono potute salire sul treno. Dopo un po' queste persone spariscono, da qualche parte vanno. Qui si apre lo spazio per i passer, per i trafficanti, per tutte quelle attività illegali che possono fiorire accanto al traffico, al flusso di persone. Ecco, l'immagine migliore per capire questo fenomeno è quello di un fiume che parte dalla Grecia, passa appunto attraverso la Macedonia, attraverso la Slovenia e fino ad arrivare alla Germania. In teoria i fiumi sboccano nel mare, la Germania non è il mare, e quindi questo è qualcosa che sta diventando ben chiaro nei prossimi giorni. Appena qualche paese accenna a limitare il passaggio di questo fiume, è un po' come il gioco delle sedie musicali. Tutti i paesi lungo la linea di passaggio si affrettano a tirare su le loro frontiere, perché nessuno vuole rimanere con le frontiere aperte e il flusso che continua ad arrivare. È come se qualcuno tirasse su una diga a un certo punto del fiume e questo esonda ed è in onda tutti i paesi circostanti. Per questo decisioni di alcuni paesi unilaterali come di limitare il flusso un giorno, oppure come detto lo sciopero dei traghetti greci, creano delle situazioni improvvise di crisi dove ti si ammassano 5-10.000 persone in un campo sotto la pioggia, come è avvenuto un mese fa a Bercasso, e noi eravamo lì, insomma. Per questo è importante che ci sia, almeno nella gestione di questa crisi, di questo passaggio, una coordinazione tra i vari paesi. In realtà ci si rende conto tutti che il processo è molto molto fragile, cioè basta poco per creare dei grossi problemi. Quello che non abbiamo avuto finora, non abbiamo avuto vittime, non abbiamo avuto episodi di violenza, di persone che sono rimaste appunto, che hanno pagato le conseguenze. Per fortuna finora è andato tutto bene, fino ad oggi avevamo il sole, un bel mese di novembre, per cui il flusso ha continuato. Da oggi cominciano i mesi freddi e vedremo un po' come vanno le cose. Professor Teokarević ha espresso benissimo appunto la reazione delle autorità serbe, ed effettivamente si vede, proprio anche parlando con la gente, c'è una grossa simpatia, una grossa empatia verso coloro che passano. È curioso come insomma, in Serbia ci sono dei gruppi di ultras, delle formazioni di estrema destra che sono estremamente vocali e estremamente violente, però non ho sentito nessuna voce che si sia levata contro il movimento di rifugiati e migranti, quindi non ci sono stati questi movimenti xenofobi. Curiosamente qualche settimana fa eravamo così, ho colto una conversazione della gente, stava parlando la gente, ha detto: beh, se noi avessimo fatto come ha fatto l'Ungheria, di sicuro ci avrebbero bombardato di nuovo. Un po' questo, un po', però diciamo, questo riflette un po' insomma, l'opinione pubblica, insomma, dire che comunque dobbiamo comportarci bene insomma, in questo processo, e così anche un po' il senso di vittimismo. Insomma. Questo insomma finora va tutto bene per quanto riguarda le autorità serbe. La polizia, abbiamo visto, ha spiegato le sue forze, i poliziotti lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, per registrare le persone, prendere le impronte digitali e far sì che comunque possano continuare il loro tragitto. Risposta della comunità internazionale. Questo chiaramente insomma un po'. Parlo diciamo a titolo personale, io mi trovo appunto nei Balcani dal 97 con un'interruzione di qualche anno. Mi sembra di essere ritornato ai primi anni della mia permanenza nei Balcani, con un grossissimo flusso di organizzazioni internazionali e soprattutto organizzazioni appunto non governative che cercano appunto di alleviare questa crisi. Chiaramente le organizzazioni arrivano perché stanno arrivando anche i fondi, e questo in questo momento è stata la risposta dell'Unione Europea. Manca proprio la visione però in questo punto, cioè l'unica cosa che al momento si sta lavorando, si sta facendo riferimento, è quell'accordo di Bruxelles di fine ottobre,
dove si parla di 100.000 posti letto da creare lungo appunto la rotta balcanica. Ora, 100.000 posti letto, e questa è l'ambiguità del testo diplomatico, non specificano cosa voglia dire, non specificano per quanto tempo queste persone resteranno in queste sistemazioni. Diciamo, il governo serbo si è messo a lavorare con alacrità e stanno lavorando creando appunto, riadattando un motel lungo la strada che porta a Zagabria, mettendo letti e risistemando, e stanno facendo un buon lavoro. Chiaro, se è per uno, due, tre giorni va bene. Se questo deve trasformarsi in una sistemazione che durerà per tutto l'inverno o per chissà quanto tempo ancora, no, non ci siamo, cioè non stiamo lavorando in quella direzione. Il fatto è che nessuno dice appunto per quanto tempo questo sarà necessario, e si continua un po' a giocare questo gioco che secondo me è molto pericoloso di ambiguità, appunto. Sì, si crea una sistemazione, però vuol dire, uno è un motel dove ti fermi a dormire una notte, un altro è il posto dove magari dovrai vivere per i prossimi 4, 5, 6 mesi, forse anche un anno. Per cui questo sono degli elementi appunto molto importanti. Il fatto è che nessuno chiede ai rifugiati, ai migranti in transito, cosa vogliono effettivamente. Quello che noi percepiamo parlando con loro, percepiamo una grossa determinazione ad andare in Germania o nei paesi nordici. E loro arrivano in Serbia, vengono registrati, non sanno di essere arrivati in Serbia. Allora gli spiegavano, guarda, questa è la Serbia, il prossimo paese è la Croazia. Veramente è una corsa attraverso questi paesi. Quindi non sanno nemmeno del loro diritto a richiedere asilo e non sanno quali siano le procedure. Per cui c'è una grossissima mancanza di informazioni in cui si sta pian pianino cercando di ovviare. Il problema appunto è se un giorno, e finora appunto la risposta delle persone è stata molto positiva, nel senso che l'aiuto sono molto grati, se però un giorno si dice no, voi rimette qua per i prossimi 5 mesi, qui potremmo anche avere dei problemi di ordine pubblico e bisogna capire un po' come gestire le aspettative e soprattutto insomma come cercare di far partecipare una massa di persone che ogni giorno è diversa, perché quelli che sono passati ieri oggi sono già in Croazia. Quindi è estremamente, estremamente difficile questo. Per complicare ancora le cose, è appunto quello che è successo a Parigi la settimana scorsa. Il passaporto che è stato trovato accanto al corpo di uno degli attentatori, è circostanza stranissima, che a me ricorda un po' quegli episodi di depistaggio, di insomma, tipici un po' sia nostri che anche nei Balcani, e che però serve come scusa formidabile per appunto cercare di fermare questo flusso. E in questo senso, appunto è un po', sembra quasi, ecco, che chi ha compiuto l'attentato, se è l'ISIS, e il fatto di aver messo il passaporto, stiano veramente giocando con le paure degli europei e cercando appunto di porre un blocco al flusso di rifugiati e quindi indirettamente rafforzare l'ISIS in questo modo, perché è appunto su questa paura reciproca che l'ISIS appunto giova e appunto recluta le persone. Quindi si ferma, non si ferma? Ancora di più direi, dopo quello che è accaduto, l'accoglienza è la risposta da dare per far vedere che non c'è paura. Però non so se in questo momento avremo il coraggio necessario di continuare con la politica dell'accoglienza. Grazie. Quindi la metafora del fiume che ci ricorda quanto sia necessaria un approccio collettivo, è fondamentalmente impossibile invece un approccio diciamo separato al problema. Invito Gian Matteo Puzzo, che è consulente per i progetti di internazionalizzazione del Friuli Venezia Giulia, prego. Buonasera a tutti, anch'io cercherò di stare in piedi cogliendo l'invito appunto a una migliore relazione anche con il pubblico. Io cerco di fare due riflessioni che si basano da un lato dal mio lavoro attuale, che è quello di gestire progetti europei, e quindi vivere ogni giorno questa Europa che è un po' discostata dai principi che enuncia e dalle pratiche che poi mette in piedi, anche di burocrazia, e dall'altro invece della mia anima di ricercatore, di sociologo urbano, che mi ha portato appunto a lavorare anche in contesti diciamo in contesti di emergenza, e ho avuto la fortuna quest'estate anche di
fare una missione in Turchia al confine con la Siria, proprio nelle comunità di rifugiati siriani in Turchia. Io credo che la domanda che sta ovviamente ponendosi al centro di tutto il dibattito sia quale Europa, è vero, quale Unione Europea, ma come abbiamo sentito l'Europa per fortuna ha i suoi semi e anche migliori forse che dentro l'Unione Europea nei paesi dei Balcani, ma quale Europa, e questo vorrei fare una riflessione appunto da sociologo tra mappe geografiche e mappe mentali. Da questo punto di vista, su questo binomio mappe geografiche e mappe mentali, si gioca molto delle migrazioni. Le migrazioni sono fatte ovviamente di una tensione verso ovviamente un miglioramento della propria condizione, anche scappando da situazioni difficili, ma anche ovviamente con l'idea che si ha in mente di alcuni paesi dell'arrivo. E questo in realtà sta creando ovviamente anche un certo alibi nei paesi dell'Unione Europea, nel senso che è chiaro che l'Unione Europea sta scaricando la responsabilità non solo sui paesi di arrivo, come l'Italia, ma anche sui paesi della mappa mentale. Quindi dire che i migranti anelano ad andare in Germania significa, vabbè, non devono andare in tutta Europa, devono andare in Germania, sarà un problema della Germania, che poi se chiude le frontiere, giustamente come ha detto Massimo, sarà un problema dell'Austria e sarà un problema a cadere degli altri paesi. Allora, da questo punto di vista è chiaro che l'Europa sta mancando, e anche qui io, ahimè, devo ammettere un certo pessimismo, di una risposta unitaria sull'idea di Europa. Cioè, nella risposta che sta dando alle migrazioni, all'emergenza migratoria, è chiaro che non è una risposta europea. Non possiamo nasconderci il fatto che è una risposta dove la rappresentatività, come è stato detto prima, dell'Europa non c'è. Ed è qui che si gioca un'altra questione che è emersa invece nel dibattito in plenaria. Qual è la rappresentatività dell'Europa? Io banalmente potrei dire che se continueremo a ogni allargamento a avere più commissari europei, probabilmente non ci sarà mai questa rappresentatività, nel senso che io italiano devo sentirmi rappresentato da un francese come da un croato, da un ungherese, mentre appunto questa divisione che continua a esserci anche a livello di governo dell'Unione Europea fa sì che nella mappa mentale l'Unione Europea sia un insieme di pezzi e non è un'unica cosa. Allora, in questo è chiaro che quando noi chiediamo quale Europa, arriviamo a dei concetti base e che stanno appunto nelle risposte alle migrazioni, che fanno parte un po' della storia d'Europa. Io lo dico sempre quando ci sono appunto grandi dibattiti sulle crisi, soprattutto economiche, dell'Unione Europea, che forse dovremmo ricordarci dove è nata l'Unione Europea. L'Unione Europea appunto è nata dopo una tragedia europea e si è costruita con l'intima ricerca della pace di ogni singolo cittadino europeo, che andava al di là probabilmente delle grandi ragionamenti geopolitici, ma che stava sulla base di un'idea di convivenza che ci permetteva di vivere in pace e di vivere liberi. Allora, da questo punto di vista, la mia preoccupazione è che forse in questa retorica che quasi diventa assuefazione è entrata anche per l'europeo la parola pace, che è quasi data per scontato. Il paradosso quando parliamo di muri, confini, periferie, è probabilmente appunto tra i muri e i confini, ai confini dell'Europa, e quelli che abbiamo nelle periferie urbane, proprio per entrare nell'attualità ovviamente di quello che è successo in Francia. Abbiamo cresciuto dei giovani europei dentro alle periferie urbane che anelano la guerra, mentre alle nostre porte bussano giovani non europei che anelano la pace. Secondo me in questa, diciamo, distinzione forse di mappe mentali di chi appunto sta crescendo in Europa in maniera probabilmente non ovviamente rispondente a quella che era la nostra idea d'Europa e quelli che vogliono arrivare, si gioca appunto la sfida dell'Europa dei prossimi anni, come va costruita. Quindi la pace come diritto acquisito ci ha permesso di vivere appunto bene, ci permette di vivere bene, ma probabilmente la narrazione della pace dovrebbe essere rinnovata nella costruzione di una nuova Europa. Ho letto un bellissimo articolo sul New York Times sullo storytelling dei terroristi, cioè come i terroristi in realtà vengono convinti attraverso uno storytelling che mira però alla desocializzazione, cioè che quindi mira a costruire dei miti che ti fanno ovviamente allontanare dalla tua realtà concreta. Ma questo cosa significa? Che nella tua realtà concreta non c'è un'altra narrazione forte come quella di questo storytelling. Allora, da questo punto di vista io credo che nella convivenza quotidiana bisogna rafforzare i semi d'Europa. Ho fatto un commento su Facebook che è anche stato ripreso, visto da qualche amico, l'altra settimana, dicendo appunto dopo i fatti di Parigi che probabilmente chi è stato colpito è stata proprio la convivenza alla base dell'Europa. E in qualche commento, giustamente, qualche amico e collega che ha vissuto l'esperienza dei Balcani 20 anni fa mi ha anche detto
Sì, giustissima, attenzione che è proprio stata la convivenza la parte fragile poi, nel momento in cui si è creato un meccanismo di rottura, e su quella convivenza si è creato appunto il vedere il vicino come nemico, e non c'è stata anche lì una narrazione forte. Mi viene da dire appunto che anche prima è stato citato probabilmente da questo punto di vista, manca forse anche la visione, e qui torno anche all'Europa, di qual è la sanzione, la domanda che faccio, a una risposta non adeguata ai principi europei in campo sociale, culturale, eccetera, eccetera. Se noi abbiamo delle sanzioni per l'euro, per le finanze, per un progetto rendicontato male, qual è la sanzione a risposte non adeguate ai principi europei? In realtà non c'è una sanzione, che non significa che dobbiamo ovviamente sbattere fuori dall'Unione Europea chi non risponde bene, ma dobbiamo trovare i meccanismi perché ci siano delle risposte che ci facciano appunto sentire che c'è un principio europeo che va ovviamente osservato. Da questo punto di vista è chiaro che, e qua vado a concludere, che quando parliamo di nuovi muri, di nuove ovviamente divisioni, ho l'impressione che appunto in questa assuefazione un po' anche della pace che diamo per scontato, accettiamo appunto nelle nostre mappe mentali dei nuovi muri e non accettiamo invece delle risposte strutturate che aumenterebbero invece la percezione della convivenza. Sta montando una polemica a Trieste proprio in questi giorni, mi viene da dire proprio ieri e l'altro ieri, perché la Caritas sta pagando i biglietti dell'autobus e anche le multe che prendono sull'autobus ai rifugiati che non vanno sull'autobus e non pagano i biglietti. Da questo punto di vista questa polemica, che come quella ad esempio rispetto ancora più grande, quando il sindaco ha proposto a ogni famiglia che ospita un rifugiato un pagamento di 400 euro al mese, ci fa capire quanto noi, la risposta è stata fortemente negativa, cioè appunto sta montando una polemica, siamo più disposti a perdere dei diritti acquisiti in cambio di sicurezza e controllo che non a perdere appunto abitudini e risorse. Le abitudini e le risorse che abbiamo costruito in questi anni ci portano a una chiusura che ci fa rendere appunto a perdere di vista quello che abbiamo pensato nell'89 quando è caduto il muro di Berlino, cioè che era una grande vittoria europea, era una grande vittoria dell'Unione, non è un'Unione Europea come istituto, ma dell'Unione dell'Europa, se posso dire. E allora da questo punto di vista, per concludere sempre tra mappe mentali e mappe e mappe geografiche, mi viene da dire che i muri, in questo caso come negli altri, rappresentano un paradosso, cioè che fisicamente ovviamente aumentano la sicurezza, ma la percezione invece, quindi della mappa mentale, è una diminuzione della percezione della sicurezza. Continuare a dire che il nemico alle porte ci porta appunto a essere meno sicuri. Da questo punto di vista probabilmente dobbiamo ritrovare, e sono contento appunto che un buon seme è venuto dal professor Teokarevic, che non volevo sbagliare il nome, appunto continuare e ripetere e rinnovare appunto quello che è stata la parte fondante dell'Europa, che si è fondata appunto su una pace che ci ha dato libertà e nella convivenza appunto abbiamo vissuto questa pace e questa libertà. Grazie. Sì, invito a parlare il prossimo discussant, che è Agostino Zanotti, presidente dell'associazione ADL a Zavidovici. Prego. Sì, starò anch'io in piedi per dare continuità. E vorrei affrontare prima di tutto la questione rispetto a quattro punti: uno, la questione della cultura, la questione delle leggi, la questione delle armi e la questione dell'accoglienza integrata. E prima di tutto, per quanto riguarda la questione della cultura, i rifugiati fondamentalmente svelano l'ipocrisia del nostro tempo. E lo svelano in maniera chiara, precisa, indiscutibile. Facciamo qualche esempio. Mi piace ricordare qui un caro amico, Luca Rastello, che ha scritto anche un libro, La frontiera addosso, così si deportano i diritti umani. Lui citava questa frase dalla quale potremmo partire, che la frontiera non è più un luogo, è una colpa, una condanna, qualcosa che chi ha avuto la sfortuna di incontrare non si toglierà più di dosso. Ecco, la frontiera come il luogo dal quale appunto generare ulteriori traumi. E in questa frontiera io farei questo salto, permettetemelo, su questa pubblicità
che racconta di una bella macchina, vettura, con questo slogan: nata libera anche di vivere la città. Ora, quello che vivono i rifugiati, i profughi, le migrazioni forzate è che non possono, non sono nati liberi di vivere nemmeno la città, ma gli altri spazi. E quindi le merci possono circolare liberamente, alle merci si attaccano i rifugiati, per cui a Calais saltano sui camion che possono varcare la frontiera, oppure si fermano alle frontiere vedendo i camion merci che passano la frontiera liberalmente, ma le persone sono bloccate alle frontiere. Ecco perché l'esperienza della frontiera, concordo con Luca, diventa appunto una colpa. L'altra questione è la legge. Parliamo del diritto all'asilo. Il dispositivo dell'asilo, diciamolo, è un dispositivo che sta fallendo clamorosamente. Non intercetta più i bisogni e le ragioni di queste persone. E ritengo che, citando Hannah Arendt, il dispositivo dell'asilo è il collare che mettiamo ai cani randagi. Per entrare in Europa questi cani randagi hanno bisogno di questo collarino, che se funziona possono passare, se è troppo stretto, ahimè, non passano. Ora, il dispositivo dell'asilo è quello che blocca enormemente tutta la prospettiva di vita e di speranza di queste persone. Cosa potremmo fare? Beh, innanzitutto potremmo incominciare a rimaneggiare il dispositivo dell'umanitario, che così non intaserebbe molto le nostre burocrazie e quant'altro. L'altra questione, le armi. Abbiamo visto che l'Unione Europea si è, diciamo, accorta che probabilmente i 42.000 profughi che vengono prodotti giornalmente, forse un giorno o l'altro arriveranno anche in Europa, per cui tardivamente, per fortuna che sono pagati per fare questo lavoro, si sono accorti che qualcosa dovevano fare, e non bastavano più i 600.000 profughi accolti da tutta l'Unione Europea. Ecco, allora hanno pensato anche di fare una grande iniziativa che, tra le altre azioni, prevedeva di bombardare gli scafisti. Cioè, adesso raccontatemi voi da dove è uscita questa cosa, ma ancora quella di mettere in campo l'armamentario bellico per rappresentare un diritto fondamentale. Per che cosa? Fondamentalmente l'Europa mette in campo l'armamentario bellico perché così noi europei riusciamo a fermare queste persone prima che muoiano in mare, prima che di trovarli sulle nostre sponde italiane, e soprattutto prima di impietosirci di fronte a queste morti. Quindi i corpi morti non li dobbiamo vedere, è quello che evoca molto i fatti di Parigi. L'altra questione è, quindi, l'Italia da questa EUNAVFOR cosa fa? Ci guadagna 200.000 euro al giorno per pagare la portaerei Cavour, che può stazzare girare nel Mediterraneo a fare cosa non si sa, perché ovviamente non si possono bombardare gli scafisti, perché quali scafisti bombardiamo? L'altra questione, i fatti di Parigi, sempre nell'aspetto delle armi che nessuno parla, è che intanto che a Parigi hanno fatto questi fatti clamorosi, l'Italia ha spedito l'altro giorno dalla Sardegna le bombe RVM che sono destinate all'Arabia Saudita. Hanno fatto un altro commercio di armi, e quindi il terrore, la logica del terrore alimenta molto la logica del mercato delle armi, e questo è un dato fondamentale col quale confrontarci. Per andare sul piano che invece occupa molto la nostra ipocrisia, è che non possiamo indignarci o preoccuparci di queste persone, 5-6 mila persone che passano le frontiere, che transitano, quant'altro, senza impegnarci nei processi di accoglienza sui nostri territori. E questa è una cosa fondamentale. E anche qui Parigi ci insegna molto, nel senso che i parigini,
non hanno ceduto alla logica del terrore, ma hanno aperto le loro porte di casa. E questo è un dato fondamentale, perché l'accoglienza integrata significa scardinare la logica del terrore, la logica della paura e soprattutto la logica del male necessario. Ci hanno attaccato, il nostro male necessario è quello che noi andiamo a bombardare, e quindi queste logiche vanno scardinate lavorando sui nostri territori. E questo perché i nostri territori sono territori sui quali costruiamo i nostri muri. Ma che cosa succede in Trentino Alto Adige? In Trentino Alto Adige proviamo a fare due o tre dimensioni, abbiamo detto 59 milioni nel mondo di profughi che sono dislocati piuttosto che richiedenti asilo, 19 milioni di richiedenti asilo, sono l'86% accolti dai paesi del terzo mondo, il 14% accolti nei paesi industrializzati, dicevamo 600, adesso 700 mila in Europa, uno ogni mille, in Italia ne abbiamo accolti circa 110, 130 mila rifugiati, e in Trentino Alto Adige 58 nei CAS, cioè nei centri di accoglienza straordinaria, e 141 nei progetti SPRAR, cioè nel sistema di protezione richiedenti asilo. Ora, gli ultimi dati del Ministero degli Interni. C'è scritto sul rapporto. Allora bisogna andare, giusto, se è così. Il Ministero riporta 58. No, appunto, anche a me sembrava un po' strano conoscendovi, però ho detto come mai il Trentino Alto Adige è solo il 2% al 10 ottobre. Il numero ingannano, dovete telefonare al Ministero degli Interni e dire guardate, Morcone ha sbagliato a dare questi dati. Allora, bene, sono contento. Il Trentino Alto Adige, la provincia di Trento, ha 210 comuni, la provincia di Bolzano ne ha 206, in tutto fanno 400 comuni. Se questi 400 comuni ne accogliessero 4 per comune, si potrebbe raddoppiare il numero degli attuali progetti di accoglienza. I progetti di accoglienza che cosa fanno? Fondamentalmente quello di costruire nuove narrazioni. Credo che l'attività fatta al di là dei numeri dalle persone che accolgono i rifugiati sono quelle di riattivare le comunità locali, che molte volte si nascondono attraverso una delle parole chiave del nostro tempo, che è appunto il narcisismo, cinismo, per cui la nostra contemporaneità ha questi due fenomeni molto evidenti, che sono uno quello del cinismo, per cui se stanno là ci impietosiscono, se vengono qua ci fanno paura. Grazie. Al di là della questione specifica dei numeri, mi sembra una serie di considerazioni provocatorie nel senso fecondo del termine, che ci invitano a riflettere sul nostro posto, il nostro ruolo in questo fenomeno grande e complesso. Invito il prossimo discussant, che è Stefano Lusa, giornalista di Radio Capodistria. Prego Stefano. Paolo Martino aveva fatto un documentario parlando dell'Italia, no? di questi migranti che non volevano restare qua. E oggi i Balcani sono terra di transito, cioè nessuno ci vuole restare. Io ho fatto un po' di rotta balcanica, sono stato ai confini tra Serbia e Croazia, poi sono andato in Ungheria, ho girato in lungo e in largo la Slovenia, e le rotte dei migranti
in Slovenia, quello che mi sono chiesto, no? La Serbia, esattamente come la Croazia, l'Ungheria e la Slovenia, sono paesi, qualcuno aderirà all'Unione Europea, qualcuno c'è già, possiamo metterci dentro la Bulgaria, nessuno si vuole fermare, tutti vogliono andare avanti e tutti vogliono andare in Germania. Qualche domanda ce la dobbiamo anche fare. Ora, tra i migranti, quelli con cui ho potuto parlare, io ovviamente non faccio parte dell'intelligence, mi possono raccontare tutte le panzanate che vogliono quando ci parlano, però c'erano tanti che dicevano di essere siriani, c'erano tanti che dicevano di avere anche parecchie competenze, no? Dal veterinario al designer, al pizzaiolo, all'allenatore di pallamano, che ti raccontano la loro storia di migrazione. Sono scappato via da Homs perché mi sono cadute le bombe, ho incontrato un signore che a Scintille, che stava andando in Austria, che parlava italiano, un siriano che aveva vissuto per anni in Italia, poi era tornato a fare il mobiliere ad Aleppo. Quando gli ha bombardato la fabbrica, ha preso su e se n'è andato, ha lasciato la famiglia in Turchia, e adesso vuole andarsi a ricostruire un'esistenza non in Italia, perché terra di transito anche qui siamo, ma in Olanda. Quindi c'è tanta, soprattutto se parliamo dei siriani, c'è tanta classe media e ci sono tante persone molto simili a noi. Diceva Marco Bacca, fotografo, vincitore della Photo Award per un reportage in Sudan, diceva: mi fanno più impressione qua che in Sudan, perché qua mi riconosco, qua trovo ed effettivamente è così, qua trovo il fotografo, qua trovo la persona che sembra quasi che prima di cominciare la sua rotta migratoria abbia finito a casa di giocare con la PlayStation con il figlio, e poi a un certo punto ha capito che non poteva più restare lì e se n'è andato dalla sua pelle. E se n'è andato da casa sua e ha scelto di ha scelto quindi di andare via da casa sua e di cercare di sfuggire a quella che era una situazione che per lui era insostenibile. Quello che mi sembra comunque a livello generale di poter dire è che quello che manca in tutto questo è una politica comune dell'Unione Europea. In tempi non sospetti, quando l'Italia era nel bel mezzo della sua emergenza migratoria, la Slovenia è stato uno dei pochissimi paesi, se non l'unico, che insieme all'Italia diceva che quella non era una questione dei singoli paesi, ma era una questione multilaterale e che doveva essere trattata a livello di Unione Europea. Ecco, questa politica a livello di Unione Europea non c'è stata al tempo della crisi dei migranti in Italia e non c'è stata neanche adesso quando abbiamo cominciato a parlare della rotta balcanica. L'assenza della politica migratoria è stata al centro di moltissime richieste che sia l'Ungheria ma anche la Slovenia, che sono i primi paesi dell'area Schengen, hanno fatto nei confronti di Bruxelles. Di risposte non ne sono venute, probabilmente erano, volendo fare insomma una battuta, erano molto impegnati a discutere della grandezza dei buchi nel formaggio e di normativizzare cose molto importanti per la vita comune. Insomma, l'Unione Europea ha un grosso problema di incidenza nelle politiche e nelle emergenze, nel concepire una politica estera e nel concepire insomma un progetto globale. Dopodiché va anche detto che è vero quello che diceva il professore serbo, che c'è stato uno slancio, c'è stato uno slancio di aiuto in Serbia ma anche in Croazia nei confronti dei migranti. Però è anche vero che queste società si rendono benissimo conto che queste persone passeranno più in fretta possibile dal loro territorio, tanto che qualcuno, insomma, facendo anche una battuta secondo me anche di cattivo gusto, parla di agenzia di viaggio che funziona, di rapida agenzia di viaggio che sposta i profughi da una parte all'altra. Io per esempio ho potuto vedere come funzionava il passaggio dalla frontiera serba fino a Nickelsdorf in Austria.
si arrivava in Croazia ti caricavano sugli autobus, ti portavano a Opatovac in un centro ben organizzato dove ti identificavano in fretta e furia, dopodiché ti mettevano sul treno o su un autobus e andavi direttamente in Ungheria senza fermarti. E dall'Ungheria ti caricavano su autobus e su treni e andavi al Nikolsdorf. In Slovenia adesso, visto che gli ungheresi hanno chiuso la frontiera, succede esattamente la stessa cosa. Ti portano alla stazione di Dobrova, lì ti trasferiscono da un treno croato a un campo per l'identificazione, ti identificano e ti portano al confine austriaco. E funziona così. Cioè, nel senso che se un croato o uno sloveno non vede i profughi, non riesce a vederli, non ci sono, non girano, sono passate più di 200.000 persone per la Slovenia nel giro di un mese, nessuno le ha viste. Se un abitante di Brežice che stava a Brežice centro, se andavo a bermi un caffè a Brežice, non mi rendevo conto di avere i profughi, dovevo andare alla stazione di polizia. E davanti, allora alla stazione di polizia vedevo le tende, vedevo le camionette della polizia, vedevo i poliziotti in tenuta antisommossa, perché la Slovenia ha gestito la questione migranti come una questione di ordine pubblico, non come un'emergenza umanitaria, ma meramente come una questione di ordine pubblico. Una questione di ordine pubblico da risolvere nella maniera più indolore possibile e anche con tutta una serie di, come dire, di messaggi che venivano poi mutuati anche dalla stampa che erano preoccupanti. Ad esempio il discorso delle malattie che possono portare i profughi, il discorso delle immondizie che lasciavano i profughi. C'è stata, diciamo, la Slovenia degli anni Ottanta era un paese, che una Repubblica Jugoslava che vendeva se stesse come portatrice di una cultura urbana. Le immagini della Slovenia che abbiamo potuto vedere adesso sono state quelle del prato di Rigonze, della polizia a cavallo e della gente in mezzo al prato ad aspettare di essere portato a piedi ai centri di identificazione. Questo per dare un po' un'idea di quello di quello che sta accadendo. C'è però la sensazione che l'Ungheria, e l'Ungheria lo ha fatto in maniera netta, forse nel carattere nazionale, quello di non chiedere niente a nessuno e di agire come meglio si crede, no? Ha messo un muro, ha detto: noi vogliamo essere un antemurale della cristianità. Non l'hanno detto in questi termini, ma questo poteva essere il senso. E l'idea del poter essere, insomma, nell'est Europa un po' l'antemurale della cristianità di fronte a queste, tra virgolette, orde di migranti che arrivano e che vogliono cambiare, che possono snaturare le radici dell'Europa, l'essenza dei popoli anche dell'est Europa, mi sembra sia presente, no? Mi sembra che alla fine i paesi dell'est Europa chiedono soltanto che qualcuno glielo chieda, no? Chiudeteli, mettete dei muri, fateli, difendete i confini di Schengen. Perché mi sembra che, insomma, prendendo anche a spunto da quanto ci ha detto Orban in varie comunicazioni all'Europa, ecco, mi sembra che quello che stia emergendo nell'est Europa non sia solo una paura nei confronti dei migranti, ma alla fine sia una paura vera e propria rispetto a quello che è uno dei fondamenti, diciamo, dell'Europa occidentale, che è quello di essere una società multiculturale, una società, e vado anche rapidamente a concludere, una società che, se prendiamo ad esempio Parigi, e lo leghiamo anche agli attentati che ci sono stati, era comunque ed è, continua a essere, un modello di convivenza possibile tra Europa e mondo musulmano. Ecco, mi sembra che da questo punto di vista qualche domanda dobbiamo porcela, e dobbiamo porci anche la domanda se nell'allargamento dell'Unione Europea molto spesso si è parlato di valori, di radici, di ecco, forse una domanda su quali siano i valori di un'Europa comune, vale la pena di porseli. Credo che per molti di noi i valori siano, mutuando lo slogan della rivoluzione francese, della Francia, liberté, égalité e fraternité, ecco, credo che questa sia un po' una sintesi che più a est si va, più tende in qualche modo a sfilacciarsi,
e forse su questo qualche ragionamento in più andrebbe fatto. Grazie. Grazie Stefano per la tua testimonianza arricchita appunto anche dal tuo lavoro sul campo delle settimane e mesi scorsi. Chiamo l'ultimo dei discussant che abbiamo invitato oggi, l'onorevole Michele Nicoletti, che è presidente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e vicepresidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa stesso. Prego. Grazie. Consiglio d'Europa è l'Europa più larga rispetto all'Unione Europea, perché ha i 47 paesi, compreso appunto anche la zona del Caucaso e la Russia. Ma solo qualche breve riflessione. La prima è che certamente viviamo rispetto a 20 anni fa un momento difficile. 20 anni fa c'era in Europa una speranza e una visione di futuro molto positiva che consentiva anche di affrontare le difficoltà e le crisi con un altro sentimento. Gorbaciov era venuto a Strasburgo parlando di casa comune europea. Oggi noi abbiamo dovuto sanzionare la Russia per via dell'annessione della Crimea e si è aperta una frattura sull'Europa orientale che è probabilmente una delle crisi più complicate da gestire. E così anche tutte le difficoltà che sono state ricordate prima ci parlano ovviamente di un'epoca diversa rispetto a quella di 20 anni fa. Però io mi sbaglierò, ma penso che non ci sono alternative a More Europe. Possiamo discutere dei confini geografici, possiamo discutere di molte altre cose, ma la mia impressione è che nessuno degli attori politici oggi, nemmeno quelli che più sbandierano, come dire, gli ideali nazionalisti e sciovinisti, vogliano andare da un'altra parte, perché l'organizzazione della politica internazionale è sempre più un'organizzazione per grandi regioni, non per piccoli stati. E quindi gli stati che rimangono da soli diventeranno dei satelliti. Quindi questa potrebbe essere la decisione che l'Europa si trova di fronte. Invece sono più preoccupato di quale Europa, cioè per capire se si stanno giocando degli assetti decisivi per capire chi conta, che tipo di governance avremo noi in Europa, quale traino vorremmo avere dal punto di vista politico, economico, quale modello culturale. Questa è la partita, per cui io penso che questo sia un momento molto delicato. Allora sono perfettamente d'accordo sull'assenza di una politica comune e quella invece noi dobbiamo costruirla. Prima di tutto una politica estera comune, cioè vorrei fosse chiaro che quando parliamo di rotta balcanica, quando noi parliamo di profughi siriani, si tratta di fallimento politico, non sono profughi che scappano dalla miseria, ma sono profughi che scappano da una guerra civile che noi abbiamo, ci siamo limitati a guardare. La stessa cosa potremmo dire per l'Iraq, non ci siamo limitati a guardare, ma abbiamo anche, come dire, alimentato Libia, Iraq e così via. Quindi evidentemente c'è un noi adesso stiamo preoccupati giustamente dell'emergenza umanitaria, ma c'è un problema di politica estera su cui l'Europa, in tutte le sue accezioni, è stata drammaticamente assente e oggi noi invochiamo che Stati Uniti e Russia si siedano allo stesso tavolo per gestire una grande coalizione e per mettere in qualche modo mano alla tragedia siriana. C'è stato un deficit di politica estera nei confronti dell'Europa orientale, anche qui il processo di integrazione non è stato gestito, a mio modo di vedere, con la piena consapevolezza di quello che i processi di democratizzazione comportano. Le nostre democrazie si sono costruite attraverso delle rivoluzioni liberali, quello che Marx diceva la grande rivoluzione borghese. Noi abbiamo pensato di costruire democrazie in giro per il mondo sottovalutando il tema delle libertà personali, dei diritti fondamentali delle persone, pensando che democrazia fossero solo dei meccanismi elettorali di organizzazione del pluralismo politico o del voto a maggioranza. Abbiamo sottovalutato, a mio modo di vedere, e non a caso ci sono difficoltà che noi registriamo in termini di libertà di giornalisti, di libertà di dissidenti, di libertà delle minoranze in tanti paesi. E questo lo vedo anche come un deficit di cultura politica.
E poi c'è un deficit di politica interna, l'avete già detto, su questioni migratorie e su questioni di gestione dei profughi. Allora, io penso, è vero che forse lo strumento dell'asilo è uno strumento, non so chi lo diceva, un po' inadatto a gestire l'emergenza, però io dico che giuridicamente e politicamente noi dobbiamo continuare a fare questa distinzione tra migranti, anche economici, che possono venire anche da situazioni disperate, che quindi meritano tutto il nostro attenzione, la nostra attenzione, e profughi invece in senso tecnico, coloro diciamo che fuggono da situazioni in cui sono gravemente minacciati da, per via della loro opinione politica, religione e così via. Questo a me pare un elemento che è ancora importante. Casomai dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti della politica comune migratoria che l'Unione non ha mai messo, qui parlo di Unione, in atto, benché tutti noi sappiamo che abbiamo bisogno di più migranti di quelli che abbiamo, perché i demografi e gli studiosi, come dire, del nostro sistema economico e di welfare europeo ci dicono che l'Europa non è in grado di gestire il proprio sistema, e dal punto di vista dei profughi, che appunto ci siamo dati uno strumento come quello di Dublino che è totalmente inadeguato. E è la dimostrazione che noi abbiamo speso un sacco di soldi per avere nessun effetto, perché se noi guardiamo i risultati delle gestioni dei profughi dopo Dublino, i profughi sono andati dove volevano. E quindi quello che noi stiamo cercando di fare a livello di Consiglio d'Europa, abbiamo approvato un rapporto importante a una grande maggioranza, questo per me è stato un risultato politico molto importante, tranne conservatori britannici e un po' di destra est europea, ma anche i popolari europei lo hanno approvato, che prevede un sistema di asilo comune, quindi lo status di rifugiato europeo previsto dal Trattato di Lisbona e mai messo in atto, e un sistema di ripartizione per quote, perché una cosa è la circolazione sulla base di uno status comune, una cosa è l'assistenza che ovviamente economicamente deve essere commisurata alle possibilità dei paesi, però prestando attenzione alle preferenze dei migranti. Questo per noi è stata una battaglia importante, cioè riconoscere la soggettività del profugo e del richiedente asilo e quindi non trattarlo come una merce da smistare. Quindi io su questo voglio dire, ci sono tutti gli elementi di realismo che noi dobbiamo avere, però vorrei anche cercare di trasmettere, oltre agli episodi che sono stati ricordati di solidarietà, anche qualche elemento di speranza che proprio da questa grande sfida dei profughi e dei migranti ci può venire. Sì, mi sembra molto significativa questo invito a riflettere su quale Europa. E mi permetto di aggiungere che il Trattato di Dublino, oltre a portare a spese che poi non hanno avuto una controparte di funzionamento adeguato, hanno portato anche a una dose di sofferenza umana che secondo me va sempre sottolineata e che probabilmente appunto non aveva ragione di essere. La speranza è che appunto la crisi riesca a portarci anche al tentativo di superare questo sistema e di crearne uno che sia più funzionale e anche più umano, per così dire. Io non so se ci sono interventi dal pubblico, non so se abbiamo tempo in questa sede per chiedo conferma. Non so. Allora invito magari chi avesse domande o voglia di intervenire a farlo nella seduta comune. Non mi resta che ringraziare tutti i discussant sia per la ricchezza degli spunti di riflessione che ci hanno dati e per la sintesi che naturalmente ha aiutato allo svolgimento della sessione. Ringrazio anche il pubblico per la grande attenzione. Quindi ci vediamo nella sede comune in cui appunto riporteremo quanto discusso qui con voi. Grazie.